E grazie al nostro Ciro. Baciami i piedi, leccami l'ascella. La smetti? Cosa faccio altro? Ciro, levami la musica, sei arrivato in cabina. Bravo. Non è che gliene freghi più di tanto, invece, che cosa facciamo io e te. Quindi... Oh no, interessante. Non c'è poco da dire. Anche perché, ragazzi, voi non lo sapete, però avete la fortuna di incontrare il Minchino. Bravo. La cosa bella che dico, ragazzi, la cosa bella di questo villaggio è che si crea una famiglia. Mi avete preso sul serio. Ragazzi, comunque ve lo devo dire, mi svelo, ho delle prestazioni sessuali olimpioniche. Certo, ragazzi, una volta ogni 4 anni. Ragazzi, ma avete visto gli occhi di Katia? Gli occhi di Katia sono celesti perché c'ha l'acqua nel cervello. Ah sì? Beh, c'è poco da ridere. Tu perché ce li hai marroni? Ah no! La smetti? Dai, ma loro sono contenti. Un applauso! Non c'è niente da ridere. Non c'è niente da ridere tu, Agostino, non c'è niente da ridere. Perché dovete pensare una cosa, ragazzi, che per quanto riguarda Gaetano, praticamente la Repubblica delle Maldive, siccome abbiamo lo chef più giovane, ha deciso di emettere sul mercato un francobollo con la faccia del nostro chef, per l'atollo di Kiad. Facciamo un applauso. Fatto sta, ragazzi, che l'hanno ritirato dal mercato perché tutti i maldiviani, quando spedivano le lettere, invece di leccare di dietro, sputavano davanti al francobollo. Poverino, è la verità. Solo perché lui è super dotato e tu no. E cosa ne sai tu? Perché si fa la doccia. E le finestre sono sempre aperte. Non lo so. A me mi hanno detto che lui ne fa sempre due, lo chef. Ah sì? Sì, uno è il tentativo, l'altro è la rinuncia. La smetti di fare così, tanto non ci ricavi niente. Fai un passo avanti. Ancora? Sì. Dai, andiamo che dobbiamo andare a giocare a beach volley. Brava! Ragazzi, una... beach volley, questo è grave, eh. Loro hanno a che fare. Forse per te diventeresti Mimì Ayuara. Ragazzi, io penso che la simpatia, ma soprattutto la professionalità di questa ragazza siano davvero imbarazzanti. Una grande professionista nel suo servizio, una grande simpatia. Voglio fare un applauso alla responsabile del centro benessere, Katia Dente! E noi vi ringraziamo per essere stati qui questa sera, ma se davvero vi hanno fatto sorridere, facciamolo forte senza musica, un applauso ai ragazzi dell'equipo. Ed è bello perché questa sera vi aspettiamo a... Stai sempre a chiacchierare a te, un uomo rotto! E basta, io sono il cavo villaggio, fatemi chiacchierare, un attimo, oh, placati! Ma te tanto ce l'hai tanti, uno più uno meno. No, non lo fare, ragazzi, ti prego. Allora, voi dovete sapere, non vi alzate in piedi la prima sera, non si fa. Poi magari l'ultima, se vi va, vi alzerete per applaudirlo. Ma oh, per davvero? Sì! No, non è vero. Mi scheggia del dente. Mi mosso. Ma non è vero, non è vero, no. Domani vabbè, a casa? Allora, poche parole, dai, facciamola poco lunga. È bravo, sì. Sono più bravo io, però insomma, c'è chi può e chi non può. Tra un po' di tempo tu non presenterai più, lo sai, sì, ci starò io al posto tuo. Però vabbè, è bravo. Io glielo farei grande perché è lui che trascina, è lui che organizza, è lui che fa, è lui che crea. Io glielo faccio veramente grande insieme a voi. L'applauso al nostro Alessandro Rizzo. La cosa del detto.
Ragazzi, noi davvero vi ringraziamo. Adesso la serata continua ancora insieme all'equipe di Kiad. Ci spostiamo tutti quanti al beach volley perché in compagnia del nostro Stefano e del nostro Emilio sta per iniziare il torneo di beach volley notturna. Tantissime le adesioni, ben 32 persone, ma altre ne aspettiamo perché vogliamo arrivare a 50. Tanto, ragazzi, che dovete fare stasera? Ma che ne sai te? Solo perché sei invidioso, eh? Vabbè, ma schietti, se non dovete fare un altro effetto. Battillo, va. Ragazzi, ancora una volta grazie di vero cuore e speriamo che vi sia piaciuta la serata in nostra compagnia. Noi vi aspettiamo al campo della beach volley. Ciao a tutti voi, grazie. Musica.